A Chiappa Linea! Oggi facciamo insieme un orologio chirografato. Bentornati amici ed amiche su A Chiappa Linea. Oggi vediamo come realizzare un orologio pirografato con il mio pirografo da legno. Prima però vi volevo ricordare che sto raccogliendo le vostre opinioni sui progetti e sull'andamento in generale del canale. Quindi ho fatto questo brevissimo sondaggio, ci vogliono veramente 2 minuti per compilarlo e vi lascio il link qua sotto in descrizione. Grazie. Bene, passiamo subito al progetto. Cosa ci serve? Ci serve questo, che è un kit da orologio, costa circa 3 euro, l'ho trovato in un brico center, e ha le lancette e il meccanismo. E poi un pannello di legno. Questo pannello di legno l'ho trovato sempre al brico center, l'ho pagato direi un paio di euro, e molto semplicemente bisogna farci un buco al centro e poi si incastra il meccanismo dell'orologio. E bisogna però ovviamente decorarlo a piacimento. Quindi, prima di vedere un po' tutta la realizzazione, la scheda progetto. Grado di difficoltà 2 su 5. Tempo necessario 2 su 5. Costo del progetto 1 su 5. Ecco, se non avete trovato un oggetto già rotondo come questo e un po' sagomato, non è un problema. Potete prendere anche un pezzo di legno, questo è spesso circa 1 centimetro, e poi utilizzare quello, può essere tondo, quadrato, della dimensione che volete. Facciamo quindi l'unboxing della confezione con l'orologio. Ci sono le 3 lancette e poi c'è il meccanismo dell'orologio. La pila in realtà non è compresa nella confezione, ma gliel'avevo già messa io. Quindi, per prima cosa dobbiamo andare a segnare il centro del nostro orologio. Io mi aiuto con la forma della nostra sagoma. Quello lì è il centro. Poi, con un compasso, andiamo a disegnare un cerchio in modo da avere un riferimento poi per mettere i numeri. Quindi un cerchio che sarà grande più o meno come l'orologio. E andiamo a segnare i 4 punti dove ci saranno il 12, il 3, il 6 e il 9. Poi, utilizzando il compasso aperto della stessa dimensione, andiamo a segnare gli altri punti nella maniera che vedete, in modo da ottenerne poi 12 che siano equidistanti. Come vedete, li ricalco un attimo con la matita. Poi prendiamo una punta della dimensione del perno del meccanismo dell'orologio e con un avvitatore andiamo semplicemente a fare un foro passante al centro esatto della nostra struttura. Vedete che passa proprio di misura. Poi lì ci si mette una rondellina che era compresa nel kit, in modo da fissare il meccanismo al pannello di legno, in sostanza. Poi, adesso vedete che ho già provato a sistemare le lancette, però dopo vi faccio vedere come si fa. Adesso le smonto e andiamo a fare il disegno dell'orologio, appunto dei numeri. Quindi tolgo il meccanismo e poi ho stampato da internet i numeri che andiamo a mettere tutto intorno. Questa vedete che è il foglio con i numeri stampati. Scegliete il font che più vi piace, che sta bene. Cercate di fare dei numeri che siano visibili, ma non troppo grandi. Poi li tagliate e li andate ad attaccare da una parte con un pezzettino di nastro isolante o di scotch. E poi si prende della carta carbone, che è carta copiativa, che ci consente di andare a trasferire la sagoma del nostro numero, in questo caso sul pannello di legno. Il foglio lo si trova tipo da buffetti o in cartoleria, ecco, se non ce l'avete in casa, e dura un sacco di tempo, cioè può essere utilizzato più volte. Una volta che li avete fatti tutti, si tolgono i fogliettini e si ottiene questo. A questo punto i nostri numeri sono disegnati. Potremmo finire di fare lo schema a matita, ma preferisco iniziare prima a pirografare i numeri e vedere come viene, e poi dopo finire con degli altri decori.
Allora, come saldatore io uso questa base saldante qui, che è una via di mezzo fra quelli semiprofessionali e quelli professionali. Quindi è un oggettino che costa una trentina, una quarantina di euro, si trovano su Amazon. Ha questa matita con un interruttore e la regolazione della temperatura. È piuttosto semplice, si attacca alla corrente la spina, si accende qua on off, si infila la matita qui e poi ci sono diverse punte. In questo momento ne monto una piatta, però c'è anche quella a, diciamo, a filo e una un po' più a punta. Comunque, con quella piatta dovrebbe venire un buon lavoro. Adesso abbassiamo un attimo la telecamera. Iniziamo quindi a pirografare utilizzando la punta piatta e vedete che in qualche secondo la punta si scalda e va a bruciare in maniera decisa il legno. La mia scelta è quella di cercare di fare un colore nero omogeneo e di fare prima i bordi e poi dopo andare a riempire gli spazi che non vengono colorati. Così vedete, faccio l'1 del 12. Poi bisogna ovviamente andare a pirografare tutti i numeri, quindi per evitare un video eccessivamente lungo faccio un bel time lapse e vado a pirografare tutti i numeri cercando di essere precisi. La cosa che mi viene più comoda è quella di ruotare il pannello di legno che sto pirografando piuttosto che girarci intorno io o storgere in maniera scomoda, ecco, la mano. Vado quindi a pirografare tutti i numeri dall'1 al 12, anzi dal 12 all'11 perché il 12 l'ho già fatto. Bene, ho deciso di fare questo disegno, io ho stampato quindi questo albero, poi sempre con la carta a carbone l'ho ricalcato e adesso andiamo a pirografare anche questo disegno. E vado quindi, sempre utilizzando la punta piatta con la quale mi trovo molto bene, a fare prima il contorno e poi dopo a riempire tutte le parti di questo disegno che, se lo volete cercare, si chiama tipo albero celtico della vita o qualcosa del genere. Sono appunto dei disegni che cerco come immagini su Google Immagini e poi dopo basta stamparli e poi con la carta carbone trasferirli. Questo qui quindi è l'oggetto che abbiamo finito di pirografare. Adesso vi faccio vedere bene come si monta tutto il sistema con le lancette e l'orologio. Per prima cosa inseriamo sotto il meccanismo e andiamo a fissare la piccola rondella che lo blocca al pannello. Poi mettiamo le lancette, prima quella delle ore che si incastra più in basso nel meccanismo, poi quella dei minuti e infine la lancetta dei secondi che si incastra al centro del meccanismo. Una volta che abbiamo posizionato le lancette, andiamo semplicemente a inserire la pila dentro al meccanismo. Tutto qui. Bene, e con questo è tutto, questo è il nostro progetto finito. L'orologio mi sembra che funzioni, sono effettivamente le 10:31, ho sistemato bene le lancette. Che cosa ne pensate di questo progetto? Vi piace? Non mi sembra molto difficile, con la carta carbone, stampando da internet, i disegni vengono praticamente da soli e poi bisogna solo avere un po' la mano ferma. Va bene, e con questo oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!